Hai lo sbando più completo. Io ho pagato per colpe che non ho, perché posso guardare in faccia la gente, perché sono una persona per bene. È vero cosa ha fatto lei sulla mia persona, signora Baldassare? Lo dovevo dire ai cittadini, in modo che la gente sa chi è lei. Quando io mi sono operato, perché parlo nel centro siderurgico e tutto il resto, io sono una vittima. Io se non facevo le traversate a nuoto, non avrei scoperto, perché 6 mesi prima non avevo niente. 6 mesi dopo si scopre che avevo il tumore. Tumore maligno. Tumore maligno. Me ne stavo andando. Può darsi che qualcuno stava festeggiando perché dice mo mura. Invece il Padre Eterno ha detto di no. Non ho fatto chemio, non ho fatto radioterapia, però mi hanno squartato e mi hanno tolto mezzo fegato. 50 millimetri. Però il fegato si rigenera. Io quando, perché l'altra volta non siamo andati in ballottaggio, anzi siamo andati in ballottaggio, non abbiamo vinto le elezioni, perché ho avuto l'arresto 20 giorni prima che finisse la campagna elettorale, perché non credo che il cittadino di Taranto non avrebbe votato in quel modo come ha votato, facendo distruggere la città di Taranto per altri 5 anni. Mi dice mia figlia, e dice papà, guarda che deve arrivare la Madonna di Nazareth al carcere di Taranto. Perché non vai a trovare la Madonna? Io sono un cattolico. Fece la domandina perché ero in infermeria. Ero operato di tumore maligno al fegato. Poi dice, vabbè, ma questa è campagna elettorale, sta raccontando i fatti. No, per dire chi sono i candidati. Che cosa succede? Vado vicino alla Madonnina, faccio un mio scritto, perché si poteva fare, anzi, mi venne a prendere un maresciallo, perché la chiesa si trova verso le sezioni. Andai là, stavo nei banchi dove si siedono le persone, andai vicino alla Madonnina e feci uno scritto. Questo scritto che feci, e poi firmai Giancarlo Cito. Mi vedo arrivare, con ritorno nei banchi, mi vedo arrivare dietro le spalle una donna col comandante della polizia penitenziaria. Giro un po' la testa, era il direttore del carcere, la Baldassare. Che cosa dice? Madonna, Madonna, come sta lei? Ma lei sta male, non è possibile vederla così. Avevo perduto 30, 40 kg, anche di più. Non è possibile, non è possibile che ne deve stare, ma niente fanno i suoi avvocati. Cari cittadini che mi state ascoltando, dopo una settimana, sta grande scienziata mi trasferisce a Turin. Perché il carcere di Taranto, la persona per bene è innocente. Perché per quanto riguarda qualcosa, dopo 25 anni hanno detto che sono una persona che non ha commesso il fatto. Secondo grado, la Cassazione. Massimo rispetto alla magistratura. Ma accanirsi in questo modo nei confronti di una persona che aveva subito purtroppo quel male e il tumore al fegato, nel giro di un paio di mesi te ne vai al creatore. Dopo una settimana vengo trasferito a Turin. È vero o non è vero, Baldassare? È vero? È vero, è vero.